Due pericolosi criminali di nazionalità serba sono stati arrestati congiuntamente da polizia e carabinieri al termine di un rocambolesco inseguimento in auto terminato con una folle corsa a piedi e calci e pugni alle forze dell'ordine. Si tratta di Zoran Stojanovic, 25 anni, e Dragan Mitrovic, 31, con innumerevoli alias e diversi precedenti per reati contro il patrimonio, arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato. I due erano stati intercettati prima nella zona della Faro Biscari, dove avevano insospettito i poliziotti di passaggio per aver accelerato notevolmente la marcia alla vista degli agenti. Subito dopo, nei pressi dell'ex mercato ortofrutticolo, avevano attirato l'attenzione di una radiomobile dei carabinieri che, avendo compreso dell'inseguimento in atto, avevano provato a bloccarne la corsa ponendo l'auto di servizio di traverso. I due a quel punto speronavano la gazzella aprendosi il varco e continuando la fuga a folle velocità, tallonati dalla volante a sirene spiegate. Motivo della fuga poi scoperto non solo il fatto che l'auto fosse priva di copertura assicurativa, ma soprattutto il fatto che Dragan Mitrovic avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari nel proprio domicilio presso il campo nomadi di Viale Kennedy, misura questa poi aggravata dal giudice sostituita con quella della custodia cautelare in carcere, in quanto il serbo era stato più volte segnalato per essersi sottratto all'esecuzione della prima misura emessa. Per i due sono scattate le manette.